Macabra scoperta a Gallipoli, il corpo privo di vita di una donna è stato rinvenuto da un passante intorno a mezzogiorno nel tratto di litorale fra la località Paluda Bianca e Lido Conchiglie, nei pressi dell'Ido Le Canne, zona spesso frequentata anche d'inverno per delle passeggiate sul bagnasciuga. Si tratta di una 68enne di Cutrofiano che ha raggiunto la città bella con la sua Fiat 600, auto che è stata rinvenuta a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Dopo la segnalazione, la zona è stata raggiunta dai militari della Guardia Costiera i primi ad intervenire, poi gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato di Gallipoli diretti dalla dottoressa Monica Sammati. Al momento gli accertamenti sono in corso per stabilire con precisione le cause del decesso. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario, di un malore o di altro. Nessuna pista al momento è esclusa. Per fare chiarezza si attende il responso del medico legale Roberto Vaglio, intervenuto sul posto.